In un'epoca di grande fermento politico e culturale, ma anche di intrighi e corruzione, nasce un uomo destinato a diventare un genio leggendario, Leonardo da Vinci. Brillante e poliedrico, fu pittore e scultore, architetto e ingegnere, matematico e anatomista, ma anche musicista e inventore. Fu uno dei maggiori artefici del Rinascimento e una delle più grandi menti di tutti i tempi. Dotato di un'intelligenza senza pari e di una grande sete di sapere, riuscì ad acquisire da autodidatta un'immensa cultura. Si fece largo in un'epoca di instabilità e incertezza, scrivendo pagine importanti nella scienza e nell'arte. La sua eredità è di inestimabile valore non solo per l'Italia, ma per il mondo intero. Il genio di Leonardo rimarrà nei secoli. Durante il Medioevo, Costantinopoli, capitale dell'Impero Bizantino, era una città ricca e fiorente. Ma nel 1453, dopo un violento assedio, cadde nelle mani dei turchi guidati da Maometto II, il conquistatore. Papa Pio II, sconvolto per la caduta di Costantinopoli, sottolineò la drammaticità dell'evento in una serie di lettere spedite in tutta Europa. Il tracollo dell'impero bizantino sembrava segnare la fine della civiltà stessa, ma in realtà si assistette a una vera e propria rinascita dell'Occidente. La cultura europea fece grandi passi avanti, dando un taglio netto al passato. Per i bizantini e la cultura ecclesiastica medievale, Dio era il centro e il significato ultimo di tutto. Nel XV secolo si fece largo una corrente nuova e forte, l'umanesimo, che concentrò l'attenzione sull'uomo e su nuovi esperimenti in campo scientifico. La cultura ecclesiastica medievale si era concentrata sullo studio della teologia e della filosofia divina. Con l'umanesimo venne trasferita l'attenzione sull'uomo e si svilupparono discipline come la biologia, la zoologia e l'antropologia. Nelle città-stato italiane l'umanesimo si tradusse in un grande fermento culturale, in un'esplosione di idee, invenzioni e scoperte che segneranno l'inizio di una nuova epoca, il Rinascimento. Per una mente davvero brillante, era il periodo ideale in cui vivere. Nel paesino di Vinci, nella campagna fiorentina, un giovane affascinato dai misteri della natura iniziò a studiare il mondo attorno a sé. All'epoca si raccontava che il ragazzo fosse in grado di scovare ogni tipo di animali, piante e insetti. Il giovane Leonardo aveva una posizione sociale piuttosto incerta. Infatti era il figlio illegittimo di un rispettabile notaio e di una donna di origini contadine. Leonardo visse nella casa paterna, mentre la madre fu costretta a sposare un uomo del suo stesso rango. Poco dopo la nascita di Leonardo, la donna sposò un contadino del luogo, conosciuto dai più come l'attaccabrighe per il suo carattere irascibile e violento. Molto probabilmente continuarono a vivere nella zona. Leonardo avrebbe potuto conoscere facilmente la madre, ma si presume che la sua famiglia abbia cercato di tenerlo lontano da gente di classe inferiore. Il giovane Leonardo visse un'infanzia felice con il padre e la matrigna, ma la sua condizione di figlio illegittimo gli precludeva molte strade. Leonardo era un figlio di seconda classe. Gli eredi legittimi avrebbero ereditato i beni di famiglia e seguito le orme paterne in campo professionale, mentre lui sarebbe stato escluso da tutto questo. Leonardo! Sì? Torna a casa, immediatamente.
Ma perché devi sempre fare di tutto un gioco? Come figlio illegittimo, non poteva far uso del cognome paterno. Per questo è universalmente conosciuto come Leonardo da Vinci. I genitori, poi, non si preoccuparono molto della sua istruzione. All'epoca non doveva essere facile portare sulle spalle il peso dell'illegittimità. I figli illegittimi erano svantaggiati. Molte professioni erano loro precluse e spesso erano considerati individui di poco valore. Leonardo sapeva di essere un figlio illegittimo, ma riuscì ad affrontare questa scomoda situazione con carattere e determinazione. La grande forza d'animo fu una dote essenziale per il suo processo di crescita come uomo e come artista. Leonardo era poco più che un ragazzo quando si trasferì a Firenze con la famiglia. In questa città ricca di opere d'arte e di fiorenti commerci e centro di delicati equilibri politici, il suo destino si intrecciò a quello della potente famiglia de' Medici. I Medici erano i signori di Firenze. Possedevano la banca più importante della città. Anche se la città era formalmente una repubblica, di fatto la signoria Medicea governava con pieni poteri. I Medici erano i mecenati più illustri di Firenze. Tuttavia, fin dall'inizio della loro ascesa, dovettero fare i conti con agguerrite famiglie rivali e non mancarono episodi di violenza e spargimenti di sangue. La posta in gioco era il controllo della città. In epoca rinascimentale, gli omicidi, gli intrighi e le cospirazioni erano all'ordine del giorno. Il rischio di essere eliminati dalla scena pubblica era molto alto. L'interesse è quello che abbiamo già discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. I membri delle famiglie più in vista temevano di essere uccisi. Cercavano di difendersi con ogni mezzo. Era frequente l'uso del veleno per far fuori gli avversari. In un sistema sociale del genere in cui regnava la paura, il sospetto alimentò spesso metodi di giustizia cruenti. Ogni forma di denuncia, privata o pubblica, poteva essere resa nota grazie al tamburo, una cassetta in cui l'accusatore poteva riporre querele e denunce mantenendo segreto il proprio nome. Questo strumento gettò un'ombra sinistra sul futuro di Leonardo. Su ogni nome fatto, le autorità indagavano a fondo e i colpevoli venivano puniti severamente. Spesso, però, accadeva che anche degli innocenti venissero ingiustamente condannati. A Firenze, come in molte altre città, le pubbliche esecuzioni erano all'ordine del giorno. Leonardo visse in un periodo in cui chi apparteneva ai ceti più bassi aveva scarso valore sociale. La sua condizione di figlio illegittimo lo relegava a un rango inferiore, dal quale avrebbe potuto elevarsi, per esempio, entrando a far parte di una corporazione. A Firenze le corporazioni avevano assunto un'importanza fondamentale. Nate sul finire del 200, riunivano gli artigiani che praticavano lo stesso mestiere. Per i figli illegittimi come Leonardo, era difficile entrare a far parte di una corporazione. Leonardo imparò a leggere e a scrivere da autodidatta. Non conosceva quindi il latino, la lingua ufficiale delle università e dei dotti. Ciò nonostante, riuscì ad emergere. Leonardo sapeva che per lui sarebbe stato estremamente difficile entrare a far parte di una corporazione. La sua unica speranza era riposta nel suo stesso talento e nell'aiuto di un amico paterno. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che tu abbia del talento. Nel 1469, all'età di 17 anni, Leonardo da Vinci fece il suo ingresso nella bottega di Andrea del Verrocchio, rinomato artista fiorentino.
A quei tempi era importante avere le conoscenze giuste per farsi strada. Non potendo avviare Leonardo alla propria attività lavorativa, il padre decise di mandarlo a bottega da un suo conoscente. Il Verrocchio accettò di buon grado di prendere il giovane Da Vinci come apprendista e di insegnargli il mestiere che un giorno gli avrebbe consentito di essere ammesso in una corporazione. Grazie al lavoro svolto presso la bottega, Leonardo comprese lo stretto legame tra arte e potere. I Medici, infatti, commissionavano spesso opere al Verrocchio. Il Verrocchio era un pittore e scultore molto noto nella Firenze di fine 400. Iniziando a lavorare come apprendista, Leonardo capì che poteva riscattarsi dalla sua condizione di figlio illegittimo. Il suo carattere forte e determinato gli permise di andare avanti a testa alta e di realizzare i propri obiettivi nonostante le difficoltà. In quei tempi, però, la situazione politica di Firenze cominciò a complicarsi. Piero de' Medici, padre di Lorenzo il Magnifico, stava morendo e i suoi nemici erano pronti a sottrarre il potere, il denaro e il controllo della città dalle mani della famiglia. Piero, ti senti un po' meglio? Adesso solo la morte mi può dare conforto. Le enormi ricchezze e il grande prestigio dei Medici erano in pericolo. Qualcuno, infatti, stava tramando alle loro spalle. Durante il governo di Piero de' Medici, la famiglia più importante di Firenze aveva perso autorità. Alla morte di Piero, il controllo della città passò nelle mani dei suoi due figli, Giuliano e Lorenzo. Fu Lorenzo, il primogenito, a ereditare tutto il suo potere e anche i suoi nemici. I Pazzi, infatti, una famiglia di banchieri rivali della signoria, iniziarono a progettare una congiura contro di lui. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Il potere della città era gestito da alcune grandi famiglie che spesso erano in lotta fra loro. Tra i nemici dei Medici c'era la famiglia dei Pazzi, di origini nobili. Erano, dopo i Medici, i più ricchi di Firenze. Lorenzo, ereditato il governo della città, escluse i membri della famiglia rivale da ogni incarico governativo. L'obiettivo principale dei Pazzi era di sottrarre il potere ai Medici. Perciò organizzarono un complotto con l'appoggio di influenti personaggi politici. Il giovane Da Vinci era all'oscuro di quanto stava avvenendo a Firenze e certamente non poteva sapere che i Medici sarebbero diventati determinanti per la sua carriera artistica. Leonardo, agli inizi del suo apprendistato, cercò sempre di mettere a buon frutto gli insegnamenti del Verrocchio. Imparava in fretta ed era molto esigente con se stesso. Sì, come ferro s'arrugginisce senza esercizio, così lo ingegno senza esercizio si guasta. La bottega del Verrocchio era attiva in tutti gli ambiti artistici, dalla pittura alla scultura, dall'oreficeria all'architettura. Era veramente una fucina in cui venivano realizzati dipinti su tela e su ceramica. Si scolpiva il marmo per realizzare sculture e si lavorava il bronzo anche per la fusione di cannoni e campane. Leonardo, ancora apprendista, assistette al grandioso progetto a cui il suo maestro lavorava da tempo. Il Verrocchio aveva ricevuto l'incarico di realizzare una grande sfera dorata da porre in cima al cono di marmo che sovrastava la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciata alla perfezione. Ma come, maestro? La sfera del Verrocchio era in rame dorato e pesava 2 tonnellate.
Il sistema per issarla sulla cima del Duomo di Firenze era veramente complesso e ingegnoso. Per issare la sfera erano necessarie notevoli competenze tecnico-ingegneristiche e non solo artistiche. Fu in questa occasione che il Verrocchio ebbe modo di constatare di quale straordinario ingegno fosse dotato il suo allievo. Leonardo perfezionò alcune macchine già progettate da Brunelleschi per la costruzione della cupola. Il suo congegno era in grado di sollevare oggetti pesanti diverse tonnellate. Questo primo progetto di ingegneria meccanica influì in modo rilevante sulle sue future invenzioni. Il suo talento gli aprì le innumerevoli strade della vita. Infatti, grazie all'apprendistato presso il Verrocchio, poté frequentare le più importanti corti italiane a cui solo i migliori artisti potevano accedere. Ad esempio, fu invitato insieme al maestro e agli altri apprendisti al Palazzo Mediceo. I signori di Firenze, infatti, avevano commissionato ad Andrea del Verrocchio alcune opere per accogliere in grande stile il Duca di Milano. Il Vasari descrisse così le capacità di Leonardo. Stupì Andrea nel vedere il grandissimo principio di Leonardo. Non solo esercitò una professione, ma tutte quelle ove il disegno si interveniva. Leonardo, portalo a me! Nella fastosa dimora dei Medici, gli allievi rimasero allibiti di fronte a tanto lusso e splendore, segni inconfondibili della ricchezza e del potere della famiglia. Il tanto atteso e celebrato arrivo del Duca di Milano fu fonte di ispirazione per Leonardo. Il giovane artista era tra la folla esultante che accolse il Duca di Milano. Venne a sapere che il Duca era riuscito a diventare il signore della città, benché suo padre, Francesco Sforza, fosse un figlio illegittimo. Il nome Sforza derivava dal soprannome del fondatore della casata, Muzio Attendolo, chiamato Sforza per la sua grande prestanza fisica. Abile capitano di ventura della Romagna al servizio dei re Angioini di Napoli, la sua discendenza conquistò il potere su Milano. Leonardo ammirava la storia dei signori di Milano. Francesco Sforza aveva superato l'ostacolo dell'illegittimità acquisendo enormi poteri e guadagnando la stima dei sudditi. Così anche l'aspirante artista fiorentino poteva ambire a grandi successi. Si diceva che Leonardo fosse un uomo affascinante e che prestasse molta importanza al suo aspetto. Si racconta che fosse anche molto forte, tanto da piegare un ferro di cavallo a mani nude. Leonardo piaceva a tutti. Risultava irresistibile anche grazie alle sue doti di brillante conversatore. Stando al Vasari, il suo ingegno e le sue numerose qualità lo rendevano addirittura divino, aggettivo riferito spesso anche alle sue opere. All'epoca dell'arrivo del Duca di Milano a Firenze, il giovane Da Vinci non poteva immaginare che il suo destino avesse in serbo per lui un importante sodalizio con gli Sforza. Il suo talento e carisma l'avrebbero condotto verso la vita agiata di corte. Nel 1472 Leonardo terminò il suo apprendistato e all'età di 20 anni entrò a far parte della Compagnia dei Pittori di Firenze, detta anche Compagnia di San Luca. Un artista autonomo e indipendente, in grado di poter scegliere le commissioni delle opere che preferiva. Tuttavia decise di rimanere presso la bottega del Verrocchio. I motivi della sua scelta ancora oggi sono sconosciuti. Probabilmente rimase per la lealtà che lo legava al maestro, oppure perché si sentiva ancora insicuro. Forse Leonardo non sentiva il bisogno di aprire una sua bottega. Inoltre è probabile che non disponesse del denaro necessario. Usa un tocco leggerissimo qui, Leonardo. Leggerissimo. Molte delle opere commissionate al Verrocchio erano realizzate con l'aiuto di Leonardo, che fu un allievo esemplare fin dall'inizio. Era volenteroso e servizievole, due qualità che arricchivano il suo talento naturale per l'arte. Presto, il giovane artista divenne famoso per la sua bravura in tutta Firenze e riuscì a farsi notare perfino dai Medici. I Medici si accorsero subito che Leonardo aveva delle doti eccezionali.
Le sue opere erano considerate da molti dei veri e propri capolavori e in effetti il giovane artista era riuscito a superare non soltanto gli altri allievi, ma anche il suo maestro. Leonardo collaborò con il suo maestro e altri allievi alla realizzazione di un importante dipinto, il Battesimo di Cristo. In questo quadro, ora conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze, si riconosce chiaramente la mano di Leonardo nella figura dell'angelo inginocchiato a sinistra e nel paesaggio sullo sfondo. La leggenda narra che il Verrocchio, dopo aver visto l'angelo del suo talentuoso apprendista, non volle più toccare un pennello. Tuttavia, in alcuni scritti, Leonardo continuava a considerarsi un pittore mediocre. La morbidezza delle forme e la delicatezza dei contorni tracciati da Leonardo contrastano con le linee dure e rigidamente squadrate del resto del quadro. Con uno sguardo attento si distingue subito l'impronta vinciana. Leonardo aveva la straordinaria capacità di trasmettere l'idea del movimento. Nel Battesimo di Cristo, ad esempio, si può quasi percepire il lieve ondeggiare dei riccioli dorati dell'angelo. Paradossalmente riusciva a far trasparire da qualcosa di statico, come una figura dipinta, tutta la dinamicità del reale. Le doti uniche permisero a Leonardo di farsi strada rapidamente e di ottenere un enorme successo. Ma gli causarono anche molte antipatie. Il suo talento suscitò l'invidia di molti. Alcuni cercarono persino di infangare il suo nome per fargli perdere il prestigio che si era tanto faticosamente guadagnato. Quando Leonardo da Vinci cominciò ad affermarsi come artista all'età di 24 anni, la sua condizione di figlio illegittimo divenne solo un lontano ricordo. Il suo talento gli permise di avvicinarsi alla vita delle corti più importanti di Firenze. A quell'epoca, la città viveva un periodo di grande splendore culturale e artistico. Firenze era un polo d'attrazione per molti artisti. C'era una forte competitività e ognuno di loro cercava di ottenere le commissioni più prestigiose. Nella bottega del Verrocchio, la costante sperimentazione delle diverse tecniche pittoriche e dell'utilizzo dei colori permise a Leonardo di migliorare sempre più. Egli era consapevole che i suoi rivali avevano dalla loro parte una cultura più vasta, perciò lavorava con impegno per non essere da meno. Nei suoi scritti si definiva Homo senza lettere, poiché non conosceva il latino, ma non lo viveva come uno svantaggio. Infatti, sosteneva che la più grande maestra fosse l'esperienza e non la parola. Aveva un'erudizione da autodidatta. Essendo convinto che il suo sapere derivasse in gran parte dall'esperienza, non si accontentava dei libri, ma eseguiva continue ricerche ed esperimenti. Per lui il primo contatto con la verità si può avere con l'analisi dei fenomeni naturali, a cui egli stesso prestava molta attenzione. Leonardo era dotato di una sensibilità fuori dal comune. Aveva un grande rispetto per gli animali e rifiutava di mangiare carne perché sosteneva di non voler essere la tomba di altre creature. Guardava alla natura con reverenza e timore, ne ammirava infatti la perfezione e rispettava i suoi impenetrabili misteri. Fin da giovane si dedicò all'osservazione dei fenomeni naturali. Si interessò al movimento delle nubi, dell'acqua e a quel meccanismo segreto che permetteva agli uccelli di volare. Per Leonardo, l'essenza stessa della vita era racchiusa negli elementi della natura, che divennero i protagonisti di innumerevoli schizzi e disegni. L'enorme successo dei suoi studi gli procurò risentimento, inimicizie e invidie. La natura umana, infatti, si rivelò molto infida nei suoi confronti, ma egli non si lasciò influenzare e si dedicò con fervore a nuovi esperimenti. Studiò i fenomeni riguardanti la luce e l'ombra, osservando come la luce di alcune candele si proiettava su appositi teli. Inoltre, cercò di capire ciò che avveniva nell'occhio umano. I suoi scritti testimoniano l'importanza che riservava a simili studi ed esperimenti. È la natura che crea luce e ombra. Solamente attraverso gli occhi l'uomo è in grado di osservare e comprendere i fenomeni naturali. Per gli esperimenti sulla luce, Leonardo utilizzava alcune candele poste davanti a un telo bianco. Le spostava in diversi punti e osservava come si comportavano le ombre. Ripeteva l'esperimento più volte.
I giochi di luce e ombra, alla base della tecnica del chiaroscuro, furono determinanti in molti dei suoi dipinti. Nel 1476 accadde però un fatto molto grave. Leonardo fu denunciato dai suoi nemici, astiosi e invidiosi, alle guardie di Firenze. Messer Leonardo da Vinci, siamo delle guardie notturne. Siete stato accusato di crimini contro Dio. Dovete venire con noi. Venne presentata una denuncia anonima contro Leonardo per il reato di sodomia. Secondo l'accusatore, l'artista aveva abusato del 17enne Jacopo Saltarelli. La sodomia era considerata un crimine molto grave nella Firenze del Rinascimento e come tale era punita dalla legge. La pena prevista in simili casi era la pubblica esecuzione sul rogo. L'umiliazione fu enorme. Leonardo fu talmente scosso da questo episodio che nei suoi appunti scrisse che nulla era da temere più di una reputazione macchiata. Andò in crisi. Si era dato tanto da fare per emergere come artista e ora sarebbe stato guardato con sospetto. Temeva che la sua carriera sarebbe stata rovinata per sempre. Leonardo però non subì alcun processo. L'accusa cadde perché gli accusatori rimasero nell'anonimato e non vi furono né testimoni né prove. Probabilmente si trattò di una calunnia architettata ai danni dell'artista e il nome dei responsabili è tuttora sconosciuto. Questo fu solo l'inizio di un periodo buio e tormentato. A Firenze, infatti, si aggirava lo spettro di una grave crisi politica e i Medici ne furono direttamente coinvolti. Gli interessi di Lorenzo de' Medici per la città di Imola, a quell'epoca in mano agli Sforza, attirarono le ostilità del pontefice nei confronti della signoria medicea. Papa Sisto IV voleva allargare i confini del suo già vasto regno. Dopo aver ottenuto Imola, affidò il controllo della città al nipote Girolamo Riario, strinse un'alleanza con il regno di Napoli e affidò l'amministrazione del tesoro della Santa Sede alla famiglia dei Pazzi, acerrimi nemici del Magnifico, desiderosi di rovesciare la signoria. Io, Francesco de' Pazzi, presterò a voi i soldi necessari ad estendere le terre papali. Il Papa, Girolamo Riario e Francesco de' Pazzi prepararono così un complotto ai danni dei Medici. L'obiettivo era quello di liberarsi della loro potente dinastia definitivamente. Esisteva da tempo un'accesa rivalità tra il casato dei Medici e quello dei Pazzi. Entrambi potevano vantare grandi ricchezze, fama e prestigio. I Pazzi poi erano stati estromessi dall'amministrazione cittadina. Tutto questo creò odio e risentimento, che diedero origine a una violenza inaudita in tutta Firenze. Il 26 aprile del 1478, nel giorno di Pasqua, i Medici fecero il loro ingresso in Santa Maria del Fiore per prendere i loro consueti posti e ascoltare la messa. Certamente non sospettavano che tra i banchi riservati ai Pazzi si trovasse un sicario pronto a entrare in azione. All'improvviso scattò la congiura. Giuliano de' Medici fu trovato in una pozza di sangue sul pavimento del Duomo, colpito a morte con 19 coltellate. Lorenzo, invece, riuscì fortunosamente a salvarsi, rifugiandosi in sacrestia. Con il Papa dalla loro, i Pazzi pensavano di uscire indenni dalle conseguenze di una così grave cospirazione politica, ma si sbagliarono. I sostenitori dei Medici non persero tempo e sedarono la rivolta dei Pazzi soffocandola nel sangue. Il contrattacco di Lorenzo fu immediato e cruento.
Quella dei Medici fu una duplice vendetta, privata perché contro una famiglia nemica, pubblica in quanto i Medici erano i signori di Firenze. I colpevoli furono catturati e puniti in modo esemplare. Il giorno stesso della congiura, Francesco De Pazzi venne impiccato insieme a un altro cospiratore, l'arcivescovo di Pisa. I responsabili furono linciati dalla folla. I loro corpi furono trascinati per le vie di Firenze. Nella città, simbolo del Rinascimento, esplose una violenza inimmaginabile. La vendetta dei Medici, però, non poteva ancora dirsi compiuta fino a quando Bernardo Baroncelli, l'assassino di Giuliano, non fosse stato punito. Egli era infatti riuscito a scappare a Costantinopoli. Fu però catturato qualche tempo più tardi e impiccato davanti ai fiorentini esultanti. Tra la folla c'era anche Leonardo da Vinci. Leonardo rimase molto impressionato e ritrasse la scena. Disegnò il corpo dell'impiccato. Annotò in alto a sinistra di chi si trattava e com'era vestito. Sicuramente non fu una bella scena a cui assistere. Il disegno del corpo impiccato di Baroncelli è rappresentativo dell'epoca rinascimentale. Infatti, le pubbliche esecuzioni erano avvenimenti molto frequenti, sia a Firenze che in molte altre città. Cospirazioni, delitti e violenze costellarono il Rinascimento, un periodo caratterizzato da grandi opere d'arte e sanguinose battaglie. Il Papa scomunicò Lorenzo per aver condannato a morte l'arcivescovo di Pisa e in breve tempo lanciò l'interdetto sulla città. L'esercito del re di Napoli, alleato del pontefice, si preparò a entrare a Firenze. L'esercito di Ferdinando di Napoli era molto numeroso e per i Medici sarebbe stato difficile sconfiggerlo, non solo per una questione di dimensioni, ma anche perché avrebbero dovuto impiegare ingenti risorse finanziarie. La signoria correva un grande pericolo. Un altro genere di arte ben diversa da quelle promosse dai grandi mecenati stava per giungere in città. L'arte della guerra era alle porte e solo un miracolo poteva salvare Firenze dalla rovina. Il periodo in cui Leonardo visse a Firenze segnò profondamente la sua vita. Egli risentì molto delle accuse che gli vennero mosse e della situazione in cui si trovò la città nel 1478. Firenze, infatti, versava nel caos più totale in seguito allo scoppio della guerra. Ferdinando d'Aragona, re di Napoli, si era attestato nelle campagne attorno a Firenze con un numeroso esercito. I soldati al servizio del Magnifico, per la maggior parte mercenari, tentarono una difesa e un contrattacco per respingere l'offensiva nemica. Ma le forze alleate del pontefice erano superiori per uomini e mezzi ed ebbero inevitabilmente la meglio. La situazione era disperata e Lorenzo guardava con apprensione al destino della signoria. Le sue truppe furono decimate. Continuare la guerra non aveva più senso. Bisognava trovare il modo di proteggere Firenze dalla distruzione. La minaccia turca poteva essere un ottimo spunto per l'inizio delle trattative con Ferdinando. Lorenzo, infatti, sapeva che l'impero ottomano, guidato da Maometto II, costituiva da sempre un enorme pericolo per molti territori della penisola, tra cui Firenze, il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. Decise quindi di partire alla volta di Napoli per cercare di convincere Ferdinando che gli stati italiani avrebbero dovuto allearsi per contrastare l'avanzata dei turchi, anziché combattersi a vicenda. Se avesse fallito in questa missione, Firenze non avrebbe avuto via di scampo. I turchi rappresentano una grande minaccia. Dobbiamo combatterli. Il Magnifico stava correndo un grosso rischio. Avrebbe potuto essere preso in ostaggio o perfino ucciso. Oppure, in sua assenza, i nemici avrebbero potuto rovesciare il suo governo.
Ferdinando d'Aragona ascoltò la proposta di Lorenzo, ma lo fece arrestare subito dopo. Intanto a Firenze, Leonardo, come tutti i suoi concittadini, temeva per le sorti della città minacciata dalla guerra. Iniziò così a progettare macchine belliche e a studiare dei sistemi di difesa delle mura. Queste scale a pioli possono sostenere il peso di due uomini per arrampicarsi su una torre o al contrario per fuggire. A differenza di quelle di corda, il nemico non può strapparle. Non c'è da stupirsi se all'epoca si dava tanta importanza alla progettazione di strumenti bellici. Le città-stato italiane, infatti, spesso erano in guerra per difendere o estendere i propri confini. Leonardo continuò a lavorare ai suoi progetti, molti dei quali sono stati raccolti nel Codice Atlantico. Disegnò armi, macchinari bellici e fortificazioni. Ormai erano passati 3 mesi dalla partenza di Lorenzo il Magnifico per Napoli. A Firenze tutti aspettavano con ansia sue notizie. Le settimane passavano e la speranza che fosse ancora vivo cominciava ad affievolirsi. Molti iniziarono a temere il peggio. La signoria Medicea sembrava avere i giorni contati. I fiorentini sapevano che il Magnifico aveva messo a repentaglio la propria vita recandosi da Ferdinando. I Medici rischiavano di perdere tutte le loro ricchezze e soprattutto il controllo di Firenze. Il popolo iniziò a temere per la città. Ma un giorno, del tutto inaspettatamente, un incontenibile tripudio esplose per le vie di Firenze. Lorenzo il Magnifico era tornato e i fiorentini lo accolsero in gran trionfo. Era riuscito a concordare l'armistizio con Ferdinando, re di Napoli, e tutto il popolo era in festa. Finalmente Firenze ritrovò l'antico splendore. Con il ritorno della pace, Leonardo ricevette un'importante commissione. Doveva dipingere l'Adorazione dei Magi per il monastero di San Donato a Scopeto, nei pressi di Firenze. L'Adorazione dei Magi si differenzia profondamente da tutti gli altri dipinti sullo stesso tema. La sua modernità è da ricercarsi nella dinamicità della scena. Infatti, se al centro del quadro regna la serenità, con la Vergine raffigurata insieme al bambino, intorno si vede il tumulto della folla. Tutto sembra vorticare intorno alla Vergine. La composizione sembra inscriversi in un triangolo che ha per vertice la Madonna con il bambino e per base i magi prostrati. Leonardo utilizzò soprattutto i corpi dei cavalli per conferire movimento e dinamismo alla scena. Grazie a studi minuziosi e approfonditi di ogni singolo gesto e di ogni dettaglio, riuscì a dar vita ad un'opera estremamente moderna. Secondo alcuni studiosi, la figura del giovane che si trova sulla destra e che sembra voltarsi con aria sgomenta per la manifestazione divina a cui sta assistendo potrebbe essere un autoritratto giovanile di Leonardo. Questo quadro è considerato la sua prima opera importante. Fu una sorta di preludio dei suoi capolavori futuri. Questa palla d'altare rimase tuttavia incompleta. Leonardo non portò mai a termine l'opera e il motivo può essere rintracciato nei suoi manoscritti. L'ordinare è opera signorile. L'operare è atto servile. Leonardo aveva una tale molteplicità di interessi che non si accontentava di lavorare a un unico progetto. Molte sue opere sono rimaste incomplete perché trovava sempre qualcos'altro a cui dedicarsi. Alcuni storici ritengono che fosse più interessato ai fenomeni naturali che alla pittura. Accettava la commissione di certe opere pittoriche solo quando aveva bisogno di denaro. Intorno al 1481, quando Leonardo aveva già abbandonato l'Adorazione dei Magi, Lorenzo il Magnifico ricevette dal Papa l'incarico di scegliere alcuni dei migliori artisti di Firenze per affrescare la Cappella Sistina.
Si trattava di una commissione molto importante e di grande prestigio. Infatti, avrebbe dato ai prescelti la possibilità di lavorare per il Sommo Pontefice, uno dei mecenati più potenti. La scelta di Lorenzo il Magnifico influenzò notevolmente il futuro di Leonardo. A Firenze, Leonardo era conosciuto per il suo grande talento come pittore. Ma la scelta di non terminare la pala d'altare per San Donato a Scopeto, per molti significò una perdita di interesse per la pittura. Così, quando il Magnifico dovette scegliere quali artisti mandare a Roma, si affidò a Michelangelo. L'Adorazione dei Magi è considerata comunque una delle opere più belle di Leonardo. Secondo alcuni studiosi, avendo già concepito l'idea di come concludere il dipinto, si sentì soddisfatto e decise di non ultimarlo. Questa scelta però gli causò dei disagi. Infatti i monaci di San Donato lo citarono in tribunale. Leonardo era uno spirito libero. Non sopportava l'idea di dover sottostare alle regole legate alla commissione di un'opera d'arte, come ad esempio contratti e scadenze imposte dal committente stesso. Leonardo non finiva molte delle opere iniziate. Oggi probabilmente gli psicologi lo definirebbero ansioso o depresso. Non si saprà mai il motivo del suo comportamento. Si può solo ipotizzare che fosse spinto dal desiderio di intraprendere sempre nuovi progetti. La sua sconfinata immaginazione e la vastità di interessi sembravano quasi ostacolare la sua carriera, anziché favorirla. La sua poca costanza avrebbe potuto precludergli il successo, ma Leonardo trovò ugualmente il modo di raggiungere ciò che cercava. Alcuni sospettano che non volesse diventare un artista. Si diede molto da fare per entrare a corte, ma una volta riuscito nell'intento, sembrò fare marcia indietro, come se fosse disinteressato.